frane, smottamenti e persino cavalli del Catria folgorati e uccisi dai fulmini del temporale. A distanza di 9 mesi l'incubo maltempo è tornato a bussare sabato alle porte di Cantiano e Cagli, dove il caso più eclatante ha riguardato l'interruzione della strada Flaminia per una frana che continua a ripetersi periodicamente. Per il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini è l'ennesimo avvertimento e monito verso interventi drastici di mitigazione idrogeologica non più rimandabile. Quello che è accaduto sabato è la dimostrazione plastica che il nostro territorio non è ancora in sicurezza. Ecco, questa frana che ha investito la Flaminia è una frana che era già successa, quindi si è riproposta con ancora più forza da quel 15 di settembre. Quindi è ormai non più rinviabile questa azione di intervento, di mitigazione del rischio che superi i vincoli della burocrazia, delle formalità per mettere a terra in maniera urgente queste risorse, perché come ripeto, qui c'è in gioco l'incolumità dei cittadini. Su quella statale passano migliaia di macchine al giorno ed è stata una fortuna che la frana non ha travolto nessun automobilista. Quindi ripeto che qui c'è in gioco l'incolumità dei cittadini, delle imprese, e quindi è urgente che queste azioni, queste risorse si traducano in una azione concreta, ecco, di mitigazione del rischio, e che ci sia anche un accompagnamento forte da parte delle istituzioni, lo stesso presidente della Regione Marche, commissario delegato, gli assessori competenti, affinché, ecco, si possa celermente, dopo 9 mesi, dare una risposta a questi territori.